e perché condivide con l'Italia alcuni problemi di fondo. Ma il Mezzogiorno cresce molto poco anche per sue condizioni locali, che sono diverse da quelle del resto d'Italia. Ci sono delle cose ovvie che vale la pena ripetersi, e cioè che tanto la collocazione geografica quanto le caratteristiche fisico-territoriali del Mezzogiorno non aiutano per niente. È un'area lontana dai poli di sviluppo, questo conta molto, pensate al turismo, è un'area nella quale le condizioni del suolo, le condizioni dell'agricoltura sono spesso sfavorevoli, un tema molto tradizionale che conserva tutta la sua validità. Ma non è soltanto questo, vi sono anche infrastrutture immateriali che sono particolarmente deboli nel Mezzogiorno. Nel Mezzogiorno è particolarmente debole la legalità, nel Mezzogiorno sono particolarmente deboli le grandi strutture che servono a potenziare la conoscenza. La scuola nel Mezzogiorno funziona peggio che nel resto del paese, l'università nel Mezzogiorno funziona peggio che nel resto del paese. Ci sono al sud comportamenti collettivi che non favoriscono la crescita economica. Nel sud vi è un uso delle risorse disponibili, corrente e in conto capitale, che è mediamente peggiore di quello che si fa nel resto del paese. Vi è un'ampia tolleranza di comportamenti illegali, irregolari. Questo assume non è un colore univoco e secco per tutte le regioni del sud, assume gradazioni diverse, ma certamente i comportamenti collettivi, il capitale sociale del Mezzogiorno è una parte del problema. E dunque è un problema molto interessante, perché ha un versante prettamente economico nazionale, ha un versante di rapporti nord-sud, ha un versante di condizioni fisiche e culturali tipiche del Mezzogiorno. Si discute molto, un tempo si diceva che con il solo sviluppo economico avrebbe migliorato tutto anche i comportamenti collettivi. Forse non è stato così, oggi si è invertito del tutto il nesso causale, e cioè si dice che se non si cambiano i comportamenti collettivi non viene lo sviluppo economico. Probabilmente i due elementi si influenzano in maniera molto complessa l'uno con l'altro, e quindi certamente il problema del lavoro e dunque della crescita economica del Sud ha un versante strettamente economico e un versante anche culturale di comportamenti collettivi. Quello che colpisce di queste difficoltà del Mezzogiorno è la loro straordinaria durata nel tempo, nel senso che il distacco rispetto al Nord è rimasto molto forte dal dopoguerra in poi. Certo è stato molto diverso quello che è avvenuto in passato, oggi si tende a sottostimare tutti i risultati raggiunti, ma nel primo trentennio almeno dalla guerra in poi è vero che il distacco non si è ridotto, ma le condizioni del Mezzogiorno sono cambiate in positivo in maniera straordinaria, così come quelle del Nord. Poi col tempo, soprattutto dopo gli anni 70, diciamo, gli aspetti più positivi dello sviluppo del Mezzogiorno sono fortemente rallentati. È subentrato un uso molto improprio di risorse pubbliche, si è coltivato il consenso attraverso un sostegno molto più che attraverso lo sviluppo, attraverso varie forme complessivamente non enormi ma significative di sussidio piuttosto che forme di sviluppo. È evidente che da questo punto di vista la questione meridionale è molto facile da inquadrare. La questione meridionale è una questione di politiche per la crescita e per il lavoro, che dunque cerchino, come si fa in tutto il mondo, di utilizzare le risorse disponibili creando le condizioni materiali e immateriali perché questo avvenga. Non è difficile elencare una serie di obiettivi, a cominciare da quello più importante di tutti, che è la filiera, scuola, università, formazione, innovazione, che sono gli obiettivi delle strategie di crescita economica che ci sono in tutte le parti del mondo. Avrei finito, nel senso che i termini della questione meridionale a mio avviso sono questi. Nell'ultimo decennio è subentrato tuttavia un modo molto diverso di guardare la questione meridionale, che guarda un aspetto importante del quadro,
di un paese dualistico. In un paese dualistico c'è un flusso implicito di risorse pubbliche che va dalle regioni ricche alle regioni povere. Questo flusso di risorse è del tutto naturale, nel senso che discende, in Italia dalle previsioni costituzionali, in genere discende dal combinato disposto del fatto che la tassazione è progressiva e dunque i cittadini più ricchi pagano proporzionalmente di più dei cittadini più poveri. Invece i servizi pubblici sono tendenzialmente uniformi per tutta la popolazione, si va a scuola indipendentemente dal reddito della famiglia. Questo fa sì che vi sia una redistribuzione voluta di risorse pubbliche. Lo Stato svolge un ruolo redistributivo dai cittadini più abbienti ai cittadini meno abbienti. Nei paesi dualistici come la Germania, la Spagna, l'Italia, questa redistribuzione assume anche una caratteristica territoriale, dato che in Veneto sono proporzionalmente più presenti i cittadini ricchi che in Calabria. Questo significa che una parte della tassazione versata dai cittadini di Veneti viene implicitamente utilizzata in Calabria. Questo elemento era, fino a una quindicina di anni fa, era un dato implicito, ovvio, di come era organizzata l'Italia, cioè veniva assunto come un dato della sua essenza dualistica. Naturalmente i flussi di finanza pubblica vanno letti assieme ai vantaggi e agli svantaggi che, ripeto, sono molto complessi, che ciascuna delle due aree ha nello stare in una unità doganale, in una unità di migrazione da 150 anni. Poi possiamo, non è agevole fare questi conti, non è neanche particolarmente elegante, ma diciamo in Italia ci sono 50 miliardi di risorse pubbliche che, se l'Italia fosse divisa, resterebbero al nord e non verrebbero al sud. In Italia ci sono 80 miliardi di esportazioni del nord verso il sud. Diciamo, è un ragionamento complesso. Però questo punto delle risorse pubbliche è diventato il punto centrale, perché la questione meridionale negli ultimi anni non è più una questione di lavoro e di crescita, come ho provato a dirvi prima, ma è diventata una questione di risorse pubbliche. In particolare nell'ultimo periodo si è straordinariamente diffuso un modo di ragionare che io chiamo il teorema meridionale, che è basato sui seguenti assunti. Dall'unità ad oggi, in particolarmente dal dopoguerra ad oggi, sono state destinate dal nord al sud colossali risorse che sono state trasferite sia per investimenti, la cassa per il mezzogiorno, la spesa in conto capitale, sia per risorse correnti. Questi enormi trasferimenti di risorse non hanno prodotto alcun risultato. Perché non hanno prodotto alcun risultato? Perché queste risorse vengono immancabilmente sprecate, utilizzate male. Perché vengono immancabilmente sprecate e utilizzate male? Perché sono nelle mani di classi dirigenti miserabili, incapaci, che le usano esclusivamente per mantenere il proprio consenso. E questo teorema è accompagnato, soprattutto negli ultimi anni, da una vera e propria campagna di demonizzazione di tutto quello che avviene nel Mezzogiorno, che serve a sostenere la validità di questo teorema. E la base, nella sua versione più estrema, ma non, purtroppo non infrequente, è un fatto etnico. Essendo le classi dirigenti del Mezzogiorno meridionali, essendo meridionali, essendo poco dotate di capitale sociale, di senso civico, non possono che utilizzare male le risorse, quindi le risorse vengono utilizzate male. Dunque, quanti più soldi si trasferiscono al sud, tanto peggio è per il sud, perché questo significa allevare classi dirigenti corrotte. Le politiche pubbliche, dunque, in questa visione della questione meridionale, non sono la soluzione, ma sono il problema. E la genesi di questa visione della questione meridionale è un po' complessa, non posso certamente affrontarla adesso. Ha a che fare con il 92-93, cioè con la fine della Prima Repubblica e la rottura di quel patto che nel bene e nel male ha legato le diverse aree del paese nel dopoguerra.
Certamente si è molto accentuata negli ultimi tempi. Perché si è molto accentuata negli ultimi tempi? Perché la crisi economica, già prima della crisi internazionale, si fa sentire molto anche al nord. In particolare nell'ultimo biennio ci sono sensibili difficoltà anche nelle regioni settentrionali, e dunque vi è un debito pubblico molto grande, una necessità di copertura del deficit molto alta, e dunque questa sirena per cui vi sono in realtà risorse pubbliche, ma dato che vanno al sud dove sono sprecate sarebbe opportuno di portarle a casa, è diventata una sirena sempre più forte. La crisi aiuta questa visione redistributiva della questione meridionale. Naturalmente non ho assolutamente possibilità di discutere in questa sede, perché voglio farlo in fretta, ve l'ho promesso e cercherò di rispettarlo, questo teorema: tante risorse tutte sprecate, utilizzate male da classi dirigenti corrotte. I dati ci dicono che questo teorema è falso, e non nel senso che sia vero il suo contrario, cioè che le risorse sono poche e sono utilizzate tutte bene, ma che la realtà è molto più interessante di come se la figura il teorema meridionale. Si può discutere molto della quantità di risorse disponibili e scoprire che dunque in alcuni ambiti il sud ha sovrabbondanza di risorse rispetto al nord, in altri ambiti ne ha di meno. Discutere di come sono utilizzate le risorse, discutere del perché, come ci nota la Banca d'Italia nella sua grande e interessante ricerca dell'ultimo biennio, mediamente i servizi pubblici al sud funzionano peggio che nel resto del paese. Non c'è, a mio avviso, una spiegazione unica di questo peggior pensionamento dei servizi pubblici. In parte dipende da un uso scellerato delle risorse, in parte dipende dal fatto che le risorse sono poche, in parte dipende da condizioni di dotazioni infrastrutturali e logistiche che sono peggiori. Dunque un tema molto interessante, e invece il teorema meridionale trancia con un accento. Ma questo teorema si è molto diffuso e dunque vi è un forte scetticismo largamente diffuso nella comunità nazionale sul fatto che sia possibile il ragionamento che facevo all'inizio. Qual è il ragionamento che facevo all'inizio? Al sud c'è un problema di carenza di crescita e di lavoro, si possono fare delle politiche pubbliche nell'interesse nazionale per potenziare crescita e lavoro. Gli italiani non ci credono più. E dunque, dato che c'è anche una grossa difficoltà sia nelle finanze pubbliche, locali e regionali, sia nel sistema privato, c'è una forte enfasi in quest'altra visione della questione meridionale, come una questione di eccesso di risorse che vengono trasferite e vanno riportate a casa. Questa lettura della questione meridionale incrocia poi una dinamica molto interessante, non del tutto chiara, della politica italiana. L'attuale coalizione di governo a me pare molto diversa da quella che ha governato nel 2001-2006, nel senso che quantomeno nel disegno del ministro Tremonti vi è una visione del paese piuttosto diversa in quello che lui scrive, in quello che lui dice, in quello che lui fa. C'è una visione del paese piuttosto diversa dall'Italia che conosciamo oggi. Non è facile ricostruirla, non è neanche così sicuro che l'intero governo abbia questa visione compatta, ma certamente vi è un pezzo di classe dirigente politica ed economica di questo paese che vede l'Italia molto diversa nel futuro, un'Italia con meno servizi pubblici nazionali, una parte rilevante dei servizi per i cittadini spostati in sede locale, organizzati o su base pubblica o su base sussidiaria. Leggete quello che dice il ministro Sacconi, continua a ripetere, molto lucido da questo punto di vista. E dunque questo ragionamento, questa diversa costruzione del paese è molto funzionale ad un quadro nel quale ciascun territorio fa molto di più per sé. Una visione molto forzata del